Risveglio in grigio all'Alpe d'Evero il 4 gennaio. Anche quest'anno tempo nuvoloso per la terza edizione del raduno sciistico. Senza sole la meridiana è inutile come un orologio senza molla. Pressione bassa all'Alpe d'Evero, ma morale altissimo. Concorrenti e pubblico sono già affluiti sul percorso di gara, mentre il signor Riva della Pisi si insedia al suo posto di cronometrista ufficiale. 14 le squadre in lizza per i titoli, oltre 60 i concorrenti iscritti alle tre specialità. Il battitore si tuffa sul pendio per aprire la pista. Un tracciato veloce e movimentato con un dislivello di 500 metri. Ottimo percorso di gara che ha suscitato l'approvazione dei tecnici e dei partecipanti. Il via è stato dato. È Adriano Panizza di Trento che la sorte ha designato quale primo partente in questa gara. Arriverà 23esimo in classifica. Sarebbe stato meglio, dirà, mantenere il prodotto invertendo i fattori. Partire 23 e arrivare 1. Un minuto dopo è il turno di Pasquariello Filippo della Subalpina. A intervalli regolari si susseguono le partenze dei 66 concorrenti. Crimella Fulvio della Esticino numero 6 si precipita a valanga verso il traguardo. Sono arrivato 53esimo, dirà agli amici. Dietro di lui erano solo in 4. Stupenda invece l'affermazione di Lorati Renzo di Ceregolo, che ha voluto rispettare l'ordine dei numeri, partito col numero 8, classificato 8. In Versini Bruno il numero 11 sarà costretto a dividere il primo posto con Sinigiani del Devero. Per tutti e due tempo un primo, 36 secondi, 7 decimi. Rapido il susseguirsi dei passaggi lungo il pendio, sotto a chi tocca e ognuno si butta a capofitto, a tutto acceleratore in presa diretta. Il 15 Rizzi Giovanni di Monza, il 17 Panza Elio della Subalpina, il 18 Cartoni Luigi della Orobia, il 19 Castrale Giuseppe della Ovesticino. Sinigiani il 20 perde l'equilibrio e il primo posto assoluto, è bastato un soffio quel decimo di secondo che l'avrebbe staccato da Inversini. Barbaro Tommaso di Milano sarà 14esimo in classifica e primo dei cittadini. Mi sono allenato al Monte Merlo, ci ha detto sorridendo Barbaro. Scherzi a parte, la sua è stata una bella affermazione. Gli ultimi concorrenti si preparano al via. Il loro equilibrio è sorprendente, sembra dire il pubblico. Ma il 27 è pronto a smentirlo, ha accidenti agli inciampi. Un colpo d'anca, una piruetta e di nuovo in piedi. Ma sia detto fra noi, questa non sarà la sola caduta della giornata. Ecco il 35 pronto a fare lambo. Luigi acquista pace di Chiavenna per stare in pace con tutti, parte 37 e 37 arriva. Rispettiamo la progressione, la matematica non è un'opinione. Ed ecco il 40, dopo lambo pare tombola. Ah, la botta però. Per qualcuno la fatica è già terminata. Bussola di Trento sorride del terzo posto e Sinigiani è contento del primo. Mentre il cronometrista misura i tempi, il 46 Molteni della Subalpina e il 47 Greco della Dinamo si misurano col tempo. Il 53 invece ha misurato il percorso. Tentiamo a distinguere in lui se è Anderlini della Valformazza o l'uomo delle nevi. E non è vero che si infarina soltanto chi va al mulino, ma anche chi scia. Per incipriarsi è facilissimo. Il 57 Chiesa Giampiero non ha voluto essere da meno. Un balzo, un sussulto e il gioco è fatto. Scusi, signor Chiesa, vuole concederci un bis? Ah, grazie, troppo gentile. Ah, ma la botta. Beh, consoliamoci, signor Chiesa, se si corresse sul cemento sarebbe peggio, no? Quella dei capitomboli sembra diventata una malattia contagiosa. Il 58 Leoncelli di Ceregolo si esibisce sotto gli occhi della folla in una graziosa capriola. Il 64 Proletti ha fatto le cose in sordina, ma la sua mimetizzazione lo tradisce. È talonato da vicino da Steffe, che riuscirà a superarlo e a distanziarlo di parecchio in classifica. E
al dottore hanno fatto il paltò. Così la gara di discesa libera è terminata. Primi con lo stesso tempo Inversini di Chiavenna e Sinigiani del Devero. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo due sole ore di riposo, gara di slalom su percorso di 500 metri con 30 porte. Gli sguardi della folla e gli obiettivi delle macchine da presa si puntano curiosi sui vari gruppi di concorrenti, come a voler scoprire in anticipo il volto del vincitore di questa specialità e di colui che potrà aggiudicarsi la combinata alpina. Mancano ormai pochi minuti alla partenza e l'attesa è vivissima. Pronto, tutto regolare? Il signor Riva della Fisi è evidentemente contrariato, qualcosa non va. Poi tutto finalmente è sistemato e il primo battitore parte per aprire la pista e dare l'inizio ufficiale alla gara. Lo segue a breve intervallo il secondo battitore disegnando eleganti curve fra le 30 porte disseminate lungo il percorso. Un rapido sguardo al cronometro e via! È Veroli Giulio della Bresciana il primo ad affrontare la discesa. Dopo un minuto tocca a Castrale Antonio della Ovest Ticino che infila le prime porte con ritmo e precisione. Il 3, Revel Armando, alfiere della Valformata, sembra deciso a tenere alto il prestigio della sua squadra. Otterrà un brillante risultato classificandosi al quinto posto. Scattano le lancette e le partenze si susseguono senza pause. E ora di scena il numero 5, Romele Luigi dell'Alpe d'Evero. La sua corsa, pur non essendo molto veloce, è regolarissima. Arriverà a 14° e sarà il primo della sua squadra. Ep, le curve! Ma gli è andata bene e continuerà a districarsi nel labirinto delle porte. E ora di turno il 6, Ciccoli Giulio di Milano, detto Giulai. Ma dico, sembra pensare nei suoi attimi di indecisione. Non potevano farne a meno di questi paletti. Sarei andato giù più spedito, no? Attenzione al numero 8, Elorati Renzo di Ceregolo. Sarà lui il vincitore dello slalom. Lo stile perfetto con cui fila le porte e la rapidità nelle curve lo porteranno ad avvantaggiarsi di quasi 2 secondi sul suo diretto inseguitore. Il numero 9, Inversini, dà tutto se stesso. Per conquistare la vittoria della combinata dovrà battere Sinigiani, classificatosi a pari merito nella discesa libera. E il generoso Inversini riuscirà a spuntarla, aggiudicandosi un magnifico terzo posto nello slalom a meno di un secondo da Semperboni Cesare dell'Orobia, il 10. L'11 invece è Crimella Fulvio della Est Ticino. Attenzione, curva pericolosa, ma il cartello non c'era e Crimella finisce fuori strada. Farò reclamo, dice, così un'altra volta metteranno i cartelli indicatori. Giovanni Netti Edoardo della Dinamo, il 12 che lo segue da vicino, non segue però le sue orme e rimane in careggiata. Il 13 Pasquariello Filippo della Subalpina usa la tecnica d'appoggio e conserva l'equilibrio. Meno pronto il 14, Panizza Adriano di Trento, l'equilibrio lo perde e si troverà lungo e disteso davanti a una porta come uno zerbino. Sotto un nevischio insistente i passaggi dei concorrenti si susseguono rapidi e incalzanti come in un carosello. L'anziano Balci della Valformata è il numero 15. Il 17, Bulperi Leonardo di Ceregolo, offrirà un'ottima prestazione aggiudicandosi l'11° posto nello slalom e il 12° nella combinata. Barbaro Tommaso, il 18, primo del gruppo di Milano. Largo ai giovani, dirà, però la paga anche al Giulai, non così dice il 21, Sinigiani Settimio di Devero, diretto antagonista di Inversini per la combinata, che ha combinato invece un grosso pasticcio incrociando gli sci e finendo a gambe all'aria. Ravisioni di Chiavenna ci dà dentro deciso, sarà nono nella discesa libera e sesto nella combinata. Con le gambe larghe si va meglio, sembra dire Castrale, il 26. Uno dopo l'altro, i 66 partecipanti si gettano sulla pista con generoso slancio per contendere il terreno agli avversari più agguerriti e i preziosi secondi agli inesorabili cronometri della giuria. Rallentiamo l'andatura con lo spazzaneve, dice Retuana Battista. Chi va piano va sano e arriva a 50°, ma con 50 anni. Leoncelli Giuseppe di Ceregolo, il 33, saetta deciso a lunghi colpi di remo alla conquista del 7° posto. Eccolo sorridente e soddisfatto appena dopo l'arrivo. E soddisfatto è anche il pubblico che vede in queste gare amici, colleghi e compagni di lavoro misurarsi con un alto spirito sportivo. Le partenze si susseguono come fucilate a ripetizione. L'atmosfera della gara diventa incandescente. L'attrito genera calore. Qualcuno arriverà al traguardo col fondo degli sci surriscaldato e chi avrà toccato la neve col fondo dei pantaloni avrà anche quest'ultimo surriscaldato.
regia ce ne dà una dimostrazione sul filo del traguardo. Fradetto si esibisce in una prova di aratura del tracciato. Sentito il colpo, Bobby l'ha preso per una quaglia. Siamo alla mattina del secondo giorno di gare. In programma l'ultima delle competizioni, la gara di fondo su un anello di 10 km con un dislivello di 250 metri. Un tracciato da Olimpiadi. La partenza verrà data davanti all'albergo Cervandone e qua convergono le 14 squadre di 5 elementi ognuna. Tutte compagini agguerrite ed allenatissime, decise a battersi coi denti stretti per la conquista del titolo in palio. La squadra di Milano sorride agli obiettivi e quella della Ovest Ticino posa per il ritratto di drammatica. I muscoli sono tesi, i pattini fremono nei brevi momenti di aspettativa. Ed ecco, via! È Giovaninetti Edoardo della Dinamo che avrà l'onore e l'onere di partire per primo. Rioschi Pietro di Monza. Fradetto Giovanni di Trento. Scattano elastici e decisi sulla pista. I nordici chiamano il fondo la specialità più elegante e più impegnativa. Questo è lo sci, mezzo di trasporto. È la bicicletta delle nevi trasportata in campo agonistico. Questo è lo sci da fondo. Anche se qualcuno, come il numero 9, a fondo non si impegna e si muove a rallentatore. Castrale Antonio, il numero 11, scivola a lunghe falcate sul binario bianco. Guardiamolo in faccia questo 12, Sciligorino della Valformazza. Eccolo scattare per entrare in sincronismo con il suo elegante passo doppio. Lo segue in ordine di partenza, lo sarà anche in arrivo, Rebel Armando, suo compagno di squadra, vincitore dell'anno scorso. Giornata nera per Ciccoli di Milano e il Giulai ha sbagliato Sciolina. Vinta da cani fa i fondisti, commenta il Basotto e lui sembra dire, aspettate qualche anno poi ve la do io la paga. Via uno sotto l'altro, a testa bassa in questa marcia coi pattini. E come nelle gare di marcia, sarebbe opportuno anche qui l'accompagnatore in bicicletta che scandisse il ritmo. L'ingegner Fusar Poli guarda compiaciuto e Bacher, già olimpionico, rivive i bei giorni delle sue vittorie. Le montagne stanno a guardare, mentre loro, i tenaci uomini del fondo, cospargono la pista di piccole gocce di sudore che si cristallizzano sul bianco della neve come perle. Ma chi ce l'ha messa sta gobba qua? Mugugna il 37, Fratus Camillo di Milano. Non si andava meglio se era tutto piano. Rifornimento volante. Uno spicchio di limone, ma lui avrebbe preferito un cosciotto di pollo arrosto. Il binario è unico e non ci sono scambi. Ci vorrebbe un clacson per chiedere la pista. Ehi, mi scusi, permette che passi? S'accomodi, sembra dire il 51, ma faccia piano che non voglio mangiare polvere. Il 56, Sinigiani Settimio del Devero, sorride sotto i baffi, anche se non li ha. E questa è la volta che si prenderà la rivincita sul suo diretto antagonista della discesa e dello slalom, Inversini Bruno, che vediamo passare ormai staccato. Al traguardo intanto non c'è sosta, cessate le partenze, ecco gli arrivi sul primo binario e comincia la ritta dei numeri sui tavoli della giuria. Con tutte queste cifre ci vorrebbe una calcolatrice elettronica. Ma ecco una falcata inconfondibile che non ha perso il ritmo. È Rino Scilligo, il giovane campione della Valformazza che viene a conquistare il primo posto. Non si direbbe che ha 10 km a tutta birra nelle gambe. È la giornata della Valformazza. Rebel Armando è secondo dietro il compagno di squadra. Per meno di mezzo minuto ha perso la maglia rosa conquistata lo scorso anno. Incalzano gli arrivi e si rispettano le coincidenze. Ormai il treno della Valformazza ha agganciato le sue quattro locomotive ai primi quattro posti in classifica. In un minuto ci sono stati in quattro. È il caso di dire, sono arrivati in un fazzoletto. Balci e Anderlini commentano le fasi della gara, non sanno ancora della classifica. Altra gente deve arrivare. Thank you.
Beh, signori, allunghiamo il passo, si fa tardi. Ma qualcuno preferisce far la gara a tappe e sosta tranquillo, forse attratto dal caloroso sorriso della sirena delle nevi. È il solito Crimella Fulvio della Est Ticino. Avevamo detto noi, c'è la fama, Crimella. Un bacio, una carezza e via. Arriverà al traguardo all'imbrunire, quando tutto sarà spiantato. Il bacio gli ha tagliato le gambe. Oltre un'ora di ritardo sul primo. Ma cos'è un'ora di fronte all'eternità? Sugli ultimi arrivi sta scalando il sipario di questo terzo raduno sciistico. L'impeccabile organizzazione e lo spirito combattivo dei concorrenti hanno fatto di queste gare un modello di manifestazione sportiva. Quassù all'Alpe d'Evero, anche se il tempo non è stato benigno, tutti hanno trovato l'ardente clima agonistico e giovanile che caratterizza ormai da anni questa simpatica manifestazione sociale. A sera, negli ampi saloni dell'albergo Cervandone, ha luogo la consegna dei premi. È l'ingegner Barbareschi, instancabile vicepresidente del CRA e animatore del raduno, che ringrazia convenuti e partecipanti. Prende in seguito la parola l'avvocato Martinelli. La fortuna di essere stato incaricato dal dottor Bobbio e dall'ingegnere De Biasi di rappresentare la direzione generale e loro personalmente in questa manifestazione. Noi dobbiamo ricordare oggi i caduti. Dopo aver commemorato i dipendenti della Edison caduti in guerra e sul lavoro e da cui era dedicato il trofeo caduti, l'avvocato Martinelli ha proseguito, sottolineando la coincidenza della data di nascita dello sci come sport e dell'industria idroelettrica. Con una intelligente ed oculata genesi dello sci, passato dal piano al monte come mezzo di trasporto e di lavoro, egli ha fatto rilevare quanto esso sia utile ai lavoratori della nostra industria sulle Alpi e quale sia stato il contributo della nostra industria allo sci turistico e sportivo. L'industria idroelettrica, ha detto fra l'altro l'oratore, ha portato una nuova attività ai monti. Nella sua chiara esposizione l'avvocato Martinelli ha fatto rilevare inoltre che questo raduno, fraterno appuntamento delle maestranze e dei dirigenti di tutte le consociate, sta a dimostrare ancora una volta quanto sia vero che la montagna rende più vivi e sentiti l'amicizia e l'affiatamento fra gli uomini. È immediatamente seguita la consegna dei premi, prima ad essere chiamata la squadra della Val Formazza, che si è aggiudicata il trofeo caduti con brillante vittoria nella combinata. L'avvocato Martinelli si felicita per la magnifica affermazione col capitano ed allenatore Scillico. A tutti i componenti viene consegnata la medaglia premio individuale. Alla stessa squadra viene assegnato anche il trofeo Proletti, in palio per la gara di fondo. A Revel, sorridente e compiaciuto, la medaglia d'oro quale primo in classifica generale. E ora la volta di Inversini, vincitore della discesa libera. Poi Bussola di Trento, secondo in classifica generale. Anche l'incerotato Anderlini riceve l'ambito premio, seguito da Imboden e da Uttinacci. E di turno l'ingegner Calciati per la consegna dei premi. Alla squadra della Dinamo, seconda nel trofeo della montagna per le consociate, è ancora l'avvocato Martinelli che consegna i premi, felicitandosi con ognuno dei componenti. Al tavolo della premiazione, essi ricevono ad uno il premio per la loro dura fatica. Poi si schierano le due coppie di fratelli Castrale e Reteuna dell'Ovest Ticino, una squadra terza classificata nel trofeo della montagna. Numerosi gli atleti che si sono alternati per ricevere dalle mani dei rappresentanti della direzione i premi ed i riconoscimenti per la loro nobile fatica sportiva. E ad ogni atleta un caloroso applauso anche dai tifosi più piccoli. A Scili Gorino della Val Formazza, primo nella gara di fondo, una ricca cucina a gas. Revel Armando ha fatto la parte del leone e ha portato a casa i premi col gerlo. Ed ecco finalmente nella rassegna dei premiati il milanese Barbaro, primo classificato della squadra cittadina nella discesa libera. Il dottor Mosti premia Castrale. Dulcis in fundo, il trofeo della montagna, primo premio vinto dalla squadra mista della Edison, composta da Bussola, Faustinelli, Valci, Inversini e Revel.
e nel pocherissimo d'assi schierato alla ribalta si inserisce meritatamente Domenico Catinella, delegato della sezione sci e montagna della Edison e direttore sportivo della squadra, che riceve dal capitano il trofeo della montagna e dalle mani dell'avvocato Martinelli una medaglia d'oro a riconoscimento della sua appassionata attività sportiva. Si conclude così, in un'atmosfera di cordiale e caloroso affiatamento, il terzo raduno sciistico, che ha superato per numero di partecipanti e per l'impeccabile organizzazione le pur riuscite manifestazioni precedenti. Amici sciatori e non, arrivederci al quarto raduno.